Benvenuti, miei piccoli adepti assetati di sapere. Oggi iniziamo il nostro Intelligent Tour per scoprire insieme le bellezze dei musei di Rovereto. 1. Il Museo della Guerra. Ospitato all'interno del castello di Rovereto. Rovereto è un castello? Sì, ed è bellissimo! Ospita una ricca documentazione che va dalle guerre coloniali alla seconda guerra mondiale. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Secondo una leggenda, un forziere pieno di monete d'oro venne nascosto dagli antichi castellani per evitare che le truppe nemiche si impossessassero di quel bottino. Nel 1473 vennero arrestati 3 giovani che si misero a scavare vicino ai bastioni del castello, convinti di trovare il forziere. Poi liberati perché avevano la licenza di scavare dal 1466. Praticamente è andata così. Arrestate quei 3! Guarda che lui aveva la licenza! Ah sì? Comunque di quel forziere nessuno ha più saputo nulla. Almeno fino ad oggi. 2. Il Museo di Scienze e Archeologia. Collezioni scientifiche, un planetario, 2 festival del cinema e progetti di robotica. Questi sono i suoi punti di forza. Fondato nel 1851, è uno dei più antichi musei italiani. Volete una curiosità? È la sede del Lego Educational Center, dove è possibile costruire da soli i propri robot. E il planetario del museo permette di ricostruire un cielo realistico con i diversi oggetti celesti. 3. La casa d'arte futurista De Pero. Uno dei miei posti preferiti! Fortunato De Pero nel 1957 fonda questa meravigliosa galleria d'arte futurista. Ma chi è lo sto De Pero? De Pero, del Pero. Fu un pittore, scultore, designer, costumista e scenografo. La Madonna! Del movimento chiamato Secondo Futurismo. E ricordiamoci che la bottiglia conica del Bitter Campari l'ha inventata lui. E l'era da Rovereto! Bitter Campari ti rende giulivo. Comunque la galleria d'arte è una chicca. E dentro si possono vedere, oltre alle sue opere, il famosissimo libro imbullonato. Cielo, è il libro pieno di bulloni? Ma no, sciocchina. È una pietra miliare nel graphic design. Somente prima, Sat. 4. Il Mart. Ammetto di avervi già fatto una testa così sul Mart nei miei video precedenti, ma è l'unico posto che veramente mi tira su di morale quando sono giù. La vedi l'estensione di quello che ce ne frega dei tuoi esploi emotivi? Il Mart è il museo d'arte contemporanea e moderna di Trento e Rovereto, una tappa imperdibile. Soprattutto perché Sgarbi, il suo presidente, è riuscito a portare da Siracusa il seppellimento di Santa Lucia, una delle opere del Caravaggio del 1608, che insieme alle fotografie di Pasolini e ai dipinti di Verlato stanno in mostra fino a febbraio 2021. Mostra imperdibile, va vista assolutamente, se non la vedete, vedetela. Se non la vedete, vedetela. Non ha senso sta frase, ve? Comunque Sgarbi ha detto che forse riuscirà a portare anche la primavera del Botticelli. Se lo fa, vi giuro che gliela do. Questo è solo un piccolo accenno del patrimonio museale che ci sta a Rovereto. Ci sarebbero altre miliardi di cose da dire. Ma mi è finita la lavatrice e devo stendere. Quindi vi lascio con la morale finale e noi ci vediamo al prossimo video. Baci G!